La maglia dello scudetto di Brian Stretti originale indossata da chi? Forse proprio da Sensi, perché Sensi nello scudetto c'era e rimane. Samardic non viene, ora ne parliamo da quando ho iniziato questa lotta intestina, questa guerra di prestigibilizzazione e ho deciso. Che sensi sarebbe rimasto, poi mi spiace per Samarzic, ma poteva anche chiamarsi non lo so come, ma sarebbe saltato perché avevo deciso che sensi sarebbe rimasto. Battaglia vinta, ho messo tutte le mie energie, ovviamente qua si sta scherzando, la maglia dello scudetto l'ho messa perché l'ho ritrovata, ma mi ricorda veramente sensi dalla misura perché questa è veramente grazie a Brian Stretti indossata. Vabbè, a parte queste cose. Samarzic. È un cornuto, dietro però ci sono tante, tante, tante troppe cose che tutti si chiedono. Gli insider hanno fallito, fallito. Le fonti le fonti quando hanno parlato hanno centrato tutto. No Balogan, si Arnautovic, Scarno, Augusto, Gossens in Germania. Non... Ok, quindi tutte le robe. Ora, ora gli insider e tanti, tanti giornalisti, non parlo chiaramente degli amici, hanno veramente fatto solo buchi nell'acqua, fino ad oggi non sapevano cosa sarebbe finita. Certo è che da un lato l'imprevedibilità di questo mercato, da un lato certe cose che, devo dirlo, nel bene e nel male, perché Lukaku finì nel bene, eh, finiscono eh, come Barella, come certe cose, come Hakimi, quindi non sputiamo assolutamente sull'Inter, smettiamola questa roba, ok? Ami amiamo e amate la vostra squadra e anche la vostra società. Magari non vi sta simpatico come a me questo proprietario perché non mi è simpatico. Ma l'Inter, devo dire che, a differenza di tante squadre che si sono vendute la maglia e che hanno fatto cose vergognose a livello. stiamo dicendo sportivo, cose vergognose dentro lo sport. Io non mi sono mai vergognato un giorno di essere interista, ok? <ride> Poi la società può sbagliare, ci può essere il presidente che ami di più, l'allenatore che ami di più, il giocatore che ami di più, ma questi colori sono quasi praticamente anzi, direi: io non, io non lo so, cioè voglio dire, io non mi ricordo. Al di là del campo, qualche sconfitta un po' dura da digerire, magari quel derby col Parma, però l'Inter non ha mai fatto niente per farci vergognare. Quindi, anche questa volta, evidentemente, l'Inter è, è oggettivamente, non perché lo diciamo noi, ma è una società diversa. Che ha dei principi diversi, lo è sempre stato diversa da Milan e la Juventus. Ok? Ora, ovviamente, ovviamente, questa storia. Mi sono preso anche il cappellino, <coughs> avevo anche l'osso da qualche parte, perché io non lo so, non lo so come siano andate le cose, non lo sanno neanche gli insider, però ieri sera ausilia a un certo punto ok, aveva fatto capire che sarebbe saltata. E queste orecchie, questo cappellino, in questo momento sono tutte per l'entourage di Samardzic e per Samardzic stesso. Siccome io già nel video naso, ma ci avevo visto lungo, avevo fatto tre giorni fa, due giorni fa forse, un video con scritto stufo e dicendo che Samarjic è un cornuto. Era ed è un cornuto. Ok? Ok? Quindi, se c'è un clown è lui. <ride> poi, poi, dobbiamo analizzare l'antefatto, che cosa è successo. Perché ci sono diverse voci. Una è clamorosa ed è stata diffusa. L'ho letta su, su Instagram, eccetera. È stato varie versioni. Ora no? cerchiamo di capire. Perché ce n'è una che a qualche interista non piace, io lì li capisco. Perché è vero, se è una questione di: perché questa è la storia. ascoltate. a un certo punto sembra che l'inter abbia rifiutato. Quello che l'Udinese alla fine aveva accettato. Perché l'udinese alla fine sembra dalle cronache le loro. Quali cronache? Quelle che si leggono sul giornale. Ah, le vostre, quelle che si leggono sul giornale secondo queste cronache, a un certo punto, l'Udinese accetta le condizioni dell'Inter e l'Inter dice troppo tardi, cippa lippa. Troppo tardi! Molli Pucci, e dice di no. E questa è una versione che ha fatto incazzare molti perché? Perché invece, nella storia di Marcello Brosovic, un altro che è il calcio. Purtroppo, e qua io sono sempre onesto. Difendo questi colori alla morte, ma bisogna essere onesti nella vita liberi e onesti. Una vita abbiamo la libertà di dire che a quanto io, cioè, le cronache, una però oggettivamente ok? Brozo è stato venduto a una cifra inferiore rispetto a quella che sembrava essere inamovibile. E invece? <coughs> Se è vero che tanto tempo fa su Scriniar, su Persic fu fatto un prezzo, quel prezzo, quel costo, no? ok? O meglio, quel, esatto, quel, il costo del cartellino non fu raggiunto dalla squadra Manchester e Tottenham che volevano all'epoca, tanto tempo fa, eh, Scriniar e, e Persic. E quindi i giocatori rimasero a Milano, al contento, perseci un po' meno. Ma al di là di questo, lì l'Inter non ha tirato giù le braghe. Su Brozo, non un anno fa, cent'anni fa, e qualche settimana fa, l'Inter ha, mi spiace, al di là del bonus, non bonus, abbassato e calato le braghe. Ok? Quindi la prima roba che fa incazzare un po' gli interisti è: ma come c'è una questione di principio? che è di poche lire o magari di, di un po' di più secondo me, di poche lire, perché poi in realtà non si può trattare di 300.000, qui si tratta di che, che questi si sono accorti di, essere, di avere un sacco di richieste, il calciatore è forte, l'Inter gli ha fatto un contratto un pochino bassino, anche se lui deve ancora esprimersi a grandi livelli, e loro hanno detto, caspita, ma io valgo di più, no? E quindi volevano ridiscutere un po' tutto secondo me, non solo le commissioni ma anche l'ingaggio. Però gli interisti sono incazzati perché, Frankie, stai calmo perché Brozovic è stato eh, comunque venduto a meno rispetto a quello che sembrava il prezzo o così o niente, invece no. Quindi perché le cose valgono di quelle righe, di, questioni di principio valgono per Samazic e il suo entourage e non valgono per Brozo dove in effetti fa strano vedere De Miradel al 18, Zaccaria a 20 neanche in Arabia <coughs> e poi vedere Marcelo Brozovic che è un giocatore che quella palla, quella lì di vetro, palleggia da qua fino, fino in Sicilia con la palla di vetro, ok? Venduto, svenduto, ok? Quando invece le questioni di principio devono valere sempre, non solamente quando uno desidera. Uh, quindi, prima parte del video su Summerzich, ci tenevo a fare questa introduzione perché la storia. E le analisi poi generano le sintesi, però uno deve sempre avere l'analisi e quello che, quello che sono i precedenti per poter ragionare. Non puoi mai ragionare su un fatto che accade oggi se non hai un percorso storico che riguarda i soggetti, la società, in questo caso l'Inter, il calcio, altre trattative. Adesso andiamo nel secondo video a capire, dopo che mi scarnoffio le narici, vado a eh, raccontare, a raccontarvi eh, e a capire. Quello che può essere successo e il fatto che Stefano Sensi sia ufficialmente un giocatore dell'Inter, anche se con l'Inter devi sempre mettere un asterisco. A tra poco.